Due liti finite in violente aggressioni con altrettanti feriti. La prima il giorno di Natale all'interno di una sala giochi di Via Vai. Un cinese di 51 anni è finito al pronto soccorso per una ferita al viso dopo essere stato colpito con una catena. L'uomo, secondo quanto ricostruito dalla polizia, ha avuto una discussione con due connazionali di 44 e 28 anni. La lite è iniziata dentro la sala giochi ed è proseguita all'esterno in un crescendo di offese reciproche. Sarebbe stato il più giovane a tirare fuori la catena e a ferire il rivale. I due aggressori sono stati denunciati per lesioni personali aggravate. È invece un quarantenne, l'altro cinese ricoverato all'ospedale dopo l'aggressione da parte di persone non ancora identificate dai carabinieri che stanno indagando su quanto avvenuto il giorno di Santo Stefano in via Luigi Borgioli. La vittima è stata colpita alla testa con una bottiglia al culmine di una discussione con persone che si sono allontanate prima dell'intervento dei militari. Non sono chiari i motivi del violento litigio né quante persone abbiano partecipato all'aggressione.